Nel negoziato abbiamo cercato e ottenuto regole che fossero vantaggiose per l'Italia, sia nel remotissimo, e dico remotissimo, caso in cui dovessimo arrivare a chiedere anche noi fondi al MES, sia in quelli molto più frequenti in cui l'Italia si ritrovasse dal lato di coloro che erogano il prestito. E vedete, il modo migliore per affrontare questa complessa e articolata riforma non è affidarsi a sterili polemiche che vorrebbero alimentare una rappresentazione manichea tra gelosi custodi dell'interesse patrio e invece succubi pronti a raccogliere i diktat europei. Il modo più efficace è approfondire i dossier, elaborare delle proposte per portarle ai tavoli negoziali, partecipando ai tavoli negoziali, portando proposte serie, concrete, attuabili per incidere quanto più possibile sul processo di riforma in atto nel senso più conforme agli interessi dell'Italia. Nel dibattito in corso si è levata qualche opinione di chi ritiene negativo l'avere inserito nel trattato il concetto di sostenibilità dei debiti per chi riceve il prestito e parimenti negativo l'avere definito regole chiare per la restituzione dello stesso. Io ho seguito con molta attenzione il dibattito anche su questo profilo, però attenzione, non dobbiamo dimenticare che se il meccanismo di stabilità non fosse, pensateci un attimo, affidato a regole chiare, a regole certe, quanto all'accesso di fondi, ai fondi, alla loro restituzione, staremmo ora a discutere dell'avventatezza di avere consentito che il risparmio dei nostri concittadini possa essere impiegato a favore di paesi che non appaiono in grado di restituire i prestiti. È un bene ed è doveroso che il Parlamento sia protagonista ed è un bene che vi sia un confronto serio su questi temi così rilevanti per il nostro futuro. Sono certo che da questo confronto possa nascere un impulso positivo per il nostro contributo nel negoziato europeo. Perché questo accada, bisogna tuttavia mantenere l'approccio che il Parlamento aveva giustamente sollecitato lo scorso giugno e che il Governo ha seguito nelle sue negoziazioni, e cioè al fatto che si guardi all'architettura che veniamo definendo in Europa nel suo complesso secondo una logica di pacchetto. L'Italia deve continuare a lavorare perché l'architettura che stiamo costruendo sia nel complesso solida ed efficace. Dobbiamo lavorare in Europa affinché il processo di completamento dell'Unione economica e monetaria porti a una piena integrazione dei mercati finanziari ed elimini le debolezze ancora presenti nella sua Costituzione. Questa è la via maestra per la difesa dei nostri interessi, per arrivare a un'Europa più forte, più inclusiva, più solidale, più sostenibile. In luogo di proclami privi di ogni contenuto propositivo, ritengo che dobbiamo concentrare i nostri sforzi affinché la nuova architettura non si regga su un'unica gamba rappresentata dalla riforma del MES. Se l'ambizione prospettata dai paesi che adottano la moneta unica si traducesse esclusivamente in questo, ciò significherebbe che i governi non hanno appreso a sufficienza dalla storia degli ultimi due lustri. Ecco perché, in ottemperanza alla logica di pacchetto che il governo ritiene essere elemento imprescindibile del negoziato, ritengo che accanto al MES debbano coesistere strumenti di bilancio comune con fondi superiori, con scopi più ampi. Il BIC è un passo nella giusta direzione, ma dobbiamo fare di più. Dobbiamo fare di meglio, a partire dall'assicurazione europea contro la disoccupazione. Inoltre, è essenziale che si definisca compiutamente
un sistema di assicurazione comune dei depositi, il cosiddetto EDIS, che possa portare a una vera mutualizzazione dei rischi. La valutazione del Governo con riguardo alle riforme in discussione al prossimo Eurogruppo, fissato come sapete per il 4 dicembre, non può prescindere dalla consapevolezza che ci sia ancora molta strada da percorrere in questa direzione e che la logica del pacchetto sia la modalità migliore per procedere oltre con riguardo al completamento del MES, allo strumento di bilancio per la competitività e la convergenza e alla definizione della roadmap dell'unione bancaria. Per quanto mi riguarda, tornerò presto a ragguagliarvi sullo stato del negoziato tra qualche giorno, il prossimo 11 dicembre, in occasione delle comunicazioni che renderò in vista del prossimo Consiglio europeo, e resterò in attesa delle determinazioni sovrane di questo Parlamento. In prospettiva, appare necessario pervenire a una più piena integrazione dei mercati finanziari europei, che a tutt'oggi si presentano molto frammentati, e questo sicuramente incide negativamente sull'allocazione efficiente delle risorse, ma anche sulla crescita, sullo sviluppo sociale, frenando la riduzione degli squilibri fra paesi. Elemento chiave per completare questa integrazione è la creazione di un safe asset per i paesi dell'Unione monetaria, essenziale come tasso di riferimento per la conduzione della politica monetaria, come strumento finanziario per favorire anche la diversificazione dei portafogli bancari, nonché quale elemento di stabilità complessiva dell'Unione monetaria europea di fronte al rischio di shock. Al contrario, una modifica del trattamento prudenziale dei titoli di Stato nella regolamentazione bancaria sarebbe questa qui, essa sì, una prospettiva fortemente negativa, e il governo italiano la contrasterà con la massima determinazione. Questi sono i paletti su cui l'Italia può, deve trattare, questo è l'orizzonte anche di lungo periodo che noi tutti insieme ci dobbiamo dare, che deve guidare i nostri passi per tutelare i nostri interessi nazionali. Il governo ha rispettato la lettera, la sostanza della risoluzione votata dal Parlamento lo scorso giugno e, come in passato, agirà sempre nel rispetto del mandato conferito. Auspico che il Parlamento, con la sua autorevolezza, in virtù della sua legittimazione democratica, contribuisca a portare in Europa la voce di un paese forte, di un paese coeso, che si impegna a rafforzare, a dare il suo contributo per rafforzare le istituzioni europee secondo un piano che, nel rispetto del nostro interesse nazionale, conduca a un'architettura più robusta e una equilibrata condivisione dei rischi, che avrebbe quale effetto finale quello di ridurre questi rischi per tutti. Grazie per l'attenzione.